Davy, sai quanto sono felice. Che bello, che splendida notizia. Tanti auguri, tesoro. Certo, tanti auguri a tutte e due. Cosa? No, no, tesoro, avanti. Grazie, però io mi sento molto male, capisci? Sì, sempre quel malessere. Io ti ringrazio molto, però sinceramente non ho nessuna voglia di uscire. Sì, è che... Non so, però in questo momento ho una nausea fortissima, sai. Però non importa. Sì, tesoro. Tu sai quanto desidero questo figlio. Sì. Come vedi, così vanno le cose, tesoro. Bene, ti sai. Cosa posso fare? No, no. Davvero, davvero, non posso. Io ti ringrazio molto, però... No, non aspettarmi, perché non verrò. Perché, oltretutto, là ci saranno Leonela e Pedro Luis e... Sì, lo so, in tutti i modi. Senti, Tibisay, veramente ti ringrazio, tesoro, però non insistere perché non posso venire. No, non aspettarmi, tesoro. Mi fa piacere. Ti auguro tutta la felicità di questo mondo. Ve la meritate, dico davvero. E vi mando un bacio. Certo, tesoro. Arrivederci. Buonasera. Buonasera, come stai, Nelson? Bene, ti eri già messa a letto? No, 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 no. Sai, ti ho vista in camicia da notte, perciò ho pensato che... Veramente, io ho fatto il bagno, sai, e allora ho preferito mettere qualcosa di comodo, ecco. Prego, siediti. Grazie. Siediti. Grazie. Nelson, sai, stavo parlando con Tibisay. Ah, sì? Sì, era molto contenta. E per quale motivo? Ah, come? Non sai ancora niente? No. Vedi, pare che le crisi che aveva Tibisay, erano un falso allarme. Ah, sì? Cos'è successo? Glielo ha detto lo psichiatra. Beh, ora è molto contenta e stanno festeggiando la bella notizia. Così tutti gli squilibri che aveva, i fantasmi che vedeva in sogno, tutto questo era falso allora? Sì. Secondo ciò che ha detto lo psichiatra, tutto quello che ha avuto è stato semplicemente un piccolo shock causato da quell'incidente quando è stata investita, te lo ricordi? E poi lo psichiatra le ha detto che questo problema con un trattamento si potrà risolvere. Perciò lei aveva simulato quelle crisi isteriche per spaventare Manau e per non tenerlo legato a sé, per costringerlo a separarsi da lei. E pensava che dopo il parto sarebbe impazzita. Accidenti. Quella ragazza è davvero incredibile. Sì, hai ragione, Tibisay, è incredibile. Sì. Bene, io... Sinceramente mi fa molto piacere. Lo sai. E sono felice anche per Manau. E soprattutto per il bambino che stanno aspettando. Questo completerà la loro vita. Sì. Sì, certo. E allora... E tu come stai? Bene, bene. Abbastanza bene, sì. Mi sto organizzando.
Come sai, una nuova casa, un nuovo ufficio, una nuova vita. Sì, Nieves Maria. Una nuova vita. Veramente io sono venuto a chiederti un favore, di preparare le mie cose, perché domani, se non disturbo, verrò a prenderle. Sì, sì, va bene. E a proposito, Nieves, non appena possibile, devi firmare la domanda di divorzio. Io ho preparato la domanda a nome tuo. E tu dovresti venire per metterci d'accordo su alcuni dettagli che mancano, va bene? Va bene. Bene. Arrivederci, Nieves. Arrivederci. Ha ha ha!